ma è possibile, oh. Non l'ho capito ancora. Abbiamo vinto tutto noi, siamo stati la squadra che ha sfregato il mondo e questi qua, con tutto il rispetto, ma mi ripetono a me, a noi ci dicono che loro sono la squadra di Milano. Cioè, è inconcepibile. Cioè, ma il 6-0 se l'hanno dimenticato, anzi 0-6 fuori casa, tutti i trofei del Milan, 7 Champions, ma come si fa a dire siamo noi la squadra di Milano? Cioè, ma è impossibile. Cazzo. Personalidad y una escuela calcistica. Italia es una potencia, una inteligencia a jugar al calcio. La Germania, hoy la Francia de hoy es la Francia degli anni 80, porque al César es lo que del César, exacto. No podíamos togliere niente a loro. España, un poquitino, del 2008 al 2012, con quella camada de jugadores. Ma non mi piace quella forma di giocare, a tenere il pallone, passarlo da una parte all'altra fino a stancare l'avversario. Infatti è finito. Ah, mi piace, dentro tutto il Brasile, che è un rivale nostro, come l'Argentina, mi piace l'Italia, mi piace la Germania, Uruguay no ma. La Francia, qualcosina dell'Inghilterra di questo mondiale. In Italia il calcio è perché giocano tre grandissime squadre, esatto. Milan, Inter, Juventus. Esatto. A livello d'Italia, a livello nazionale, ti direi Juventus, Milan, Inter, in questo ordine. A livello internazionale, Milan, Juventus, Inter. Bravo. Ma dicono sempre che loro il classico, sono la squadra di Milano. Milano, come lo chiamate voi, il derby della Madonnina. È un derby come Nazionale Peñarol in Uruguay. Solo che Uruguay ultimamente, o da molti anni, non è lo stesso, perché qui ogni 6 mesi vendono i giocatori, perché il calcio, il campionato dell'Uruguay è un calcio semi dilettante. Nazionale Peñarol sono professionisti, Danubio Defensor semi professionisti, gli altri sono tutti dilettanti. E si gioca solo a Montevideo, non tutto l'Uruguay, 16 squadre, 15 sono di Montevideo. Eh sì. Il Milan e l'Inter come derby hanno 6 o 7 titoli mondiali, 8 titoli mondiali, come Nazionale Peñarol che hanno 6. Però al Milan, il Milan è stato poderoso in Europa, esatto, dal 87, 88, 89 ha vinto l'Intercontinentale, che grande Milan, fino al 2002, 2003, cioè 12, 13 anni sono stati lì sul tetto dell'Europa, costante. L'Inter solo ha vinto una Coppa UEFA, la Coppa UEFA è come accontentare un bambino con i caramelli, esatto. Ma loro dicono, ho detto nell'89, loro dicono che sono loro. Italia moltissimo, arrivato in finale della Coppa della Champions, non ha vinto. Bravo. Io credo che a livello internazionale il Milan è la più grande squadra d'Italia. Siamo noi Milano. La storia di quei tre olandesi, Van Basten, Rijkaard e Ruggeri, era incredibile. Io sono stato in una partita, giocava Lazio, Milan, a Roma, e
portieri, creo que Gali, creo que jugaba en el Napoli, no me recuerdo, en el portieri. Lancha de la porta, un palón en alto, cuando cae el palón, Van Basten. Qué jugador. Era marcado estreto da Gutiérrez, el Tano Gutiérrez, Nelson Gutiérrez que jugaba en la Lazio, que era uruguayano. Esto qua ha carezado el palón con la gamba destra, sin saber que toca per terra. Y le ha pasado un palón a Ruth Gulli sin haberlo visto. Ya sabía, jugaba no da memoria. Un squadrone. Era imposible vincere a questi qua. Milano siamo noi. Un calcio italiano è un calcio intelligente. Uruguay è un calcio intelligente a livello nazionale. Purtroppo il campionato è un disastro. Ma è il paese, il mondo che è un cantiere inagotabile, non so come si dice. Incredibile Uruguay. Un cantiere di che escono giocatori e non da adesso, da 100 anni. Italia ha vinto 2 mondiali con giocatori uruguayani e argentini, 34-38. Poi sono stati grandissimi giocatori che hanno giocato in Italia. Abadie, Scalone, grande Petrone, Uruguay. Chigia, Schiaffino. Recoba, el Pato Aguilera, Rubén Sosa, Rubén Paz. Ho detto io già, nei miei Francescoli, Herrera. Grande Uruguay. Cavani. È incredibile, è incredibile. Però gli interisti per me hanno sofferto molto. Loro non uscivano per strada tantissimi anni. Non parlavano di calcio negli anni 90. Perché? Perché il Milan dominava in Europa, un poco in Italia, assieme alla Juventus, e loro erano lì, neanche come la terza potenza, perché la Roma e la Lazio stavano lì. Bravo. Erano lì. Beh, loro dicono Milano siamo noi. Sì, anche loro. Ti mando un abbraccio forte alla distanza. Un saluto, amicone. Dai, ci sentiamo. Un abbraccio.